Ciao a tutti, oggi come vedete torniamo a parlare di tarocchi e volevo farlo in realtà spero abbastanza velocemente trattando con voi un argomento che forse avrei dovuto trattare agli inizi del canale, però sul quale ammetto di non essermi soffermato perché forse lo consideravo estremamente semplice, forse anche scontato. Però poi ci ho riflettuto e penso che la cosa possa insomma essere degna di essere trattata in un video. E sto parlando dei vari metodi che abbiamo per mescolare ed estrarre le carte. Come ho detto, forse ritenevo che questo argomento fosse superfluo, però poi riflettendoci ho ripensato a quando io ero agli inizi e mi sono reso conto che effettivamente un po' di confusione io l'avevo avuta perché vedevo persone diverse che maneggiavano i loro mazzi di carte e ognuno lo faceva in un modo diverso, considerando il proprio modo come l'unico giusto e rigettando tutti gli altri. Il che appunto mi ha creato un po' di confusione finché poi non ho maturato in seguito la mia filosofia, che è quella che non ci sono regole, quindi la cosa migliore secondo me è di sperimentare le varie possibilità e poi in seguito fare nostra quella che funziona per noi. Quindi ho pensato in questo video di darvi una breve panoramica dei vari modi, sicuramente non tutti perché ce ne sarà qualcuno che non conosco. Dei vari modi che abbiamo per mescolare ed estrarre le carte. Inizierei intanto per quanto riguarda il mescolamento, che forse è la parte più interessante. E come vedete qui ho due mazzi di carte diversi, perché per quanto riguarda il mescolamento, secondo me una importante cosa da tenere in considerazione è proprio il formato delle carte che stiamo utilizzando. Personalmente, un mazzo di carte molto grandi io trovo che sia molto difficoltoso da mescolare in certi modi. Ed ecco che magari un mazzo più piccolo può diventare più semplice, o viceversa, appunto. Dobbiamo tener conto del mazzo, delle sue dimensioni, delle nostre mani e poi anche della consistenza del mazzo, del tipo di carta usata e dello spessore, perché appunto un mazzo più spesso potrebbe essere più difficile da mischiare con certi modi rispetto ad uno più sottile. Quindi adesso ho qui un paio di mazzi giusto per vedere in generale la differenza. Ho i tarocchi dei vampiri che vi ho recensito ultimamente e poi i Morgan Greer nel formato mini che pure vi ho recensito un bel po' di mesi fa. E quindi inizio dai Morgan Greer per mostrarvi il modo che io utilizzo più spesso di mischiare ed è quello con cui sono cresciuto perché giocando a carte insomma il modo con cui sono sempre andato avanti è quello di mischiare le carte dividendole in due mazzetti e poi facendo diciamo compenetrare un mazzetto all'interno dell'altro in questo modo. Magari spingendo anche un po' e tenendo molto alla leggera il mazzetto di sotto. In questo modo le carte scivolano piuttosto bene una all'interno dell'altra. Questo metodo è perfetto per quanto riguarda i mazzi piccoli, appunto, quelli che sono più o meno grandi come un mazzo di carte. E c'è questa variante qui, appunto, che è molto usata a Napoli con le carte napoletane quando si gioca a scopa, per esempio. Oppure una variante che io ho imparato da un ragazzo russo quando ero bambino in realtà, e che molti comunque usano anche qui, è di sempre dividere il mazzo in due in questo modo, però poi il mazzo di sopra va fatto cadere, diciamo, poco alla volta in questo modo, alle spalle dell'altro. E le carte che devono cadere dalla cima devono finire sulla cima dell'altro, quindi in questo modo. Questo mazzo richiede un po' di questo metodo, scusate, richiede un po' di tempo in più per portare un mescolamento decente, però è abbastanza efficace. Chiaramente bisogna avere una certa destrezza perché altrimenti è molto facile far volare le carte da tutte le parti. Io per esempio, ecco, combino sempre un po' di pasticci, quindi questa variante qua diciamo che la utilizzo più raramente. Quando è possibile io preferisco usare in modo classico questo qua, che consente una maggiore presa sulle carte, quindi un mescolamento un attimino più efficace e anche meno pasticcioso. Questa è una possibilità. Con i mazzi piccoli è molto più semplice usare questo metodo. Fra l'altro, non so se vedete, ho dipinto i bordi dei miei Morgan Greer, in realtà un po' di mesi fa, però non ve l'ho mai mostrati. In origine erano grigiastri, adesso sono azzurri perché vanno benissimo con lo sfondo. E ho anche dipinto, vi faccio vedere, i bordi dei tarocchi dei vampiri, di nero ovviamente. Questa è una cosa che secondo me aggiunge molto fascino ai mazzi perché i bordi bianchi sono molto bruttini da vedere quando abbiamo degli sfondi scuri o colorati. Quindi è una possibilità che potreste prendere in considerazione per abbellire i vostri mazzi ed essere più in contatto con loro. Ad ogni modo, adesso con questo mazzo più grande volevo mostrarvi altre possibilità di mescolamento. Se magari abbiamo difficoltà oppure non abbiamo le mani molto grandi, come nel mio caso per esempio, allora, ecco che mischiare da una mano all'altra può essere un tantino complicato.
perché si fa, però insomma non è proprio facilissimo. Può sempre capitare che qualche carta voli via, il che non è un male, come vedremo. Però insomma, se non ci piace la cosa, se ci dà fastidio, abbiamo delle possibilità, delle alternative. Una può essere quella di fare dei mazzetti, semplicemente. Quindi prendiamo il nostro mazzo, lo mettiamo a faccia in giù e poi creiamo tanti mazzetti. In questo modo seguiamo il nostro istinto, i nostri gusti e poi andiamo a ricomporli in modo casuale. Chiaramente. Questo metodo è molto più ordinato da un certo punto di vista perché non cadranno carte, però è anche molto più lento, quindi ci vuole molta pazienza e bisogna prendersi un po' di tempo, insomma. Un'altra possibilità è quella di fare ciò che viene chiamato genericamente in inglese riffle shuffle oppure rifle shuffle, e cioè questo tipo di mescolamento qui che a volte ho fatto vedere nelle recensioni. Si prende un mazzetto, un altro, si mantengono in questo modo con medio, anulare da un lato e pollice dall'altro, mentre con gli indici si spinge il mazzetto in questo modo, uno contro l'altro, e si lascia andare. Questo metodo è molto efficace perché mescola le carte davvero molto velocemente, bastano un o due giri e il mazzo è bello mescolato. Però va fatto soltanto con certi mazzi. Questo qui, per esempio, non è forse neanche il più adatto perché è sottile, però anche molto fragile. Diciamo che ci vuole un cartoncino molto molto buono per questo metodo. Cioè un cartoncino che sia sottile però anche resistente e non si deformi troppo. Se trovate il mazzo di cartoncino giusto, questo è il metodo che fa per voi perché veramente è efficacissimo e anche veloce e poi fa molto effetto anche sul consultante che osserva. Poi un'altra possibilità, se proprio siamo alla frutta, se non siamo capaci di farlo in un modo o nell'altro, è quello di mettere le carte completamente alla rinfusa e poi di mescolarle così, semplicemente. Chiaramente questo metodo qua inevitabilmente ci porterà ad avere qualche carta a rovescio, se non tutte quante anche, però insomma è il prezzo che dobbiamo pagare se vogliamo mischiarle in questo modo. Mettiamo le carte alla rinfusa e poi con un po' di pazienza andiamo a ricomporle e così avremo il mazzo decisamente ben mescolato. A me personalmente questo metodo non piace, non credo di averlo mai fatto in vita mia perché trovo che sia un po' troppo disordinato e non fa sicuramente una buona impressione alla persona che ci sta davanti se leggiamo per qualcun altro. Però ecco che se pensiamo che altri metodi ci portino a fare maggiori pasticci, allora può essere una possibilità da prendere in considerazione. Oppure c'è anche questa qui, a cui non avevo pensato nemmeno fino a un attimo fa, che è quella di prendere le carte in questo modo, fare dei mazzetti, poi semplicemente andarli a sovrapporre in questo modo. Anche questa purtroppo richiede molto tempo per essere messa in atto, però se si ha pazienza e appunto un po' di tempo da perdere, ecco che la cosa può andare a buon fine se non si fanno collare le carte come ho fatto io. Questo metodo in realtà l'ho usato qualche volta, però proprio agli inizi quando leggevo soltanto gli arcani maggiori, perché effettivamente con 22 carte risulta molto più semplice. Poi c'è anche una variante del metodo da mano a mano che abbiamo visto prima, però in verticale, che va benissimo per i mazzi più grandi di solito. Si prende il mazzo in questo modo. Quindi la presa deve essere col pollice da un lato e le altre dita dall'altro. Poi si divide un mazzetto in questo modo e si fanno scivolare le carte così, come abbiamo fatto prima, però in verticale. Io personalmente faccio sempre disastri con questo metodo, quindi lo uso soltanto in casi di estrema emergenza, se ho un mazzo enorme per esempio. Credo che il mazzo più grande che io possieda sia quello dei tarocchi celtici, che però non uso quasi mai, quindi veramente è proprio l'ultima risorsa alla quale mi affido, questa qua. E quindi questa era qualche variante sulle possibili metodologie per quanto riguarda il mescolamento delle carte. Adesso passo ai Morgan Grill giusto per avere un po' più di maneggevolezza visto che sono piccoli e passo a illustrarvi qualche metodo per estrarre materialmente le carte. Allora, il primo metodo che possiamo utilizzare ovviamente è quello di mescolarle così, col metodo che ci aggrada di più ovviamente. E poi, una volta che abbiamo mescolato le carte, chiaramente ogni volta che mescoliamo dobbiamo porre una domanda con tutto il nostro intento, sia prima sia durante il mescolamento, perché è una cosa buona, insomma, per settare bene le intenzioni. E soprattutto bisogna essere specifici. Una domanda generica avrà sempre una risposta generica. Più siamo precisi, più sarà precisa la risposta. Ad ogni modo, mescoliamo le carte. Quando siamo pronti o quando sentiamo che il momento è giusto, ci fermiamo. E a quel punto una prima possibilità è quella di mettere giù il mazzetto di carte così e semplicemente estrarle dalla cima, quindi
estraiamo e mettiamo una carta, estraiamo e ne mettiamo un'altra e andiamo a comporre quella che è la nostra stesa, quale che sia, una carta, tre carte, croce celtica, 20 carte, non ha molta importanza in questo momento. Sto solo parlando di come si estraggono, poi la stesa è un altro discorso, ovviamente. Quindi questa è una possibilità. Poi un'altra possibilità può essere sempre quella di mischiare e poi di mettere giù il mazzetto, ma stavolta invece di pescare la carta che è in cima, andremo a tagliare o spaccare il mazzetto e quindi partiremo dal centro. Di solito quando si fa così si tende anche a guardare la carta che rimane sul fondo del primo mazzetto, che molti considerano la carta ombra, quella che ci dà una differente prospettiva o una informazione aggiuntiva sulla lettura. Comunque, che scegliamo meno di guardare questa carta, con questo metodo comunque possiamo cominciare a estrarre carte dal mezzo. Quindi tagliamo il mazzo e poi, come prima, andiamo a estrarre le nostre carte in questo modo. Poi un'altra possibilità può essere quella di disporre le nostre carte a ventaglio. Questa è quella più suggestiva, ovvero, come sempre, mischiamo, mettiamo il mazzetto sul nostro tavolo e poi accompagniamo le nostre carte in questo modo. Io non amo farlo molto questo sistema perché non ottengo mai un ventaglio che sia anche lontanamente decente, quindi se lo faccio io probabilmente non suscito alcun fascino in chi mi osserva. Però se siamo bravini in questo, se facciamo esercizio, possiamo veramente ottenere una buona estetica in questa cosa. E poi, una volta disposte le carte a ventaglio, comunque abbiamo un paio di possibilità. Possiamo semplicemente andare a istinto e quindi buttarci, puntare il dito su una carta, così magari a occhi chiusi, ovviamente. E quindi puoi estrarre quella carta e proseguire così con tutte le carte necessarie a quella stesa. Anche in questo caso può essere una, possono essere tre, possono essere nove, dieci, non ha importanza. Un'altra possibilità in questo metodo è sempre di mettere le carte a ventaglio, però poi di prendercela più comoda. Quindi, una volta messe, passiamo le mani sopra i tarocchi in questo modo, andando molto piano, cercando di aprire la mente a ogni possibilità, insomma. E poi, sempre a occhi chiusi, quando sentiamo di essere pronti, ci lasciamo guidare. Potremo sentire una qualche sensazione a livello delle dita, magari del calore, oppure del freddo anche, o ancora un formicolio. Di solito è diverso per ognuno. E poi, quando sentiamo di essere pronti, ecco che il nostro dito si poserà automaticamente su una carta. E possiamo fare questo poi, ancora una volta, per tutte le carte necessarie alla nostra stesura. Infine, un altro metodo per estrarre le carte può essere quello di affidarsi completamente al caso, e cioè, penso che a tutti noi, a me capita continuamente, possa succedere di mischiare le carte e poi, se non siamo eccessivamente abili, insomma, con le mani e con il mescolamento, sicuramente capiterà ogni tanto che qualche carta, ecco qua, salta fuori da sé, magari cade direttamente sul nostro tavolo. Quando questo succede, ci sono ancora una volta un paio di possibilità. La prima è di ignorare completamente questo fatto, quindi semplicemente se cade la carta la rimettiamo a posto in mezzo al mazzetto e continuiamo. Oppure una possibilità potrebbe essere quella, se cade una carta, di considerare questa carta come la prima carta della nostra stesura. Quindi, anche se abbiamo scelto di usare un altro metodo, se una carta salta fuori, potremmo prendere in considerazione di metterla come prima posizione della nostra stesa, oppure unica se stiamo leggendo una carta sola. E poi di proseguire con qualsiasi metodo abbiamo scelto. Infine, un'altra possibilità è di considerare questa carta che salta fuori proprio come se fosse la carta ombra di cui ho parlato prima. Quindi mescoliamo, salta fuori una carta, non la teniamo all'interno della lettura, la mettiamo da parte e proseguiamo facendo poi la nostra stesa completamente. Quindi metteremo qualche carta così per leggere a seconda di come abbiamo deciso di fare. E poi questa qui la terremo in considerazione come carta ombra per avere ulteriori informazioni o una differente prospettiva sulla lettura così come la stiamo interpretando in quel momento. Quindi questi erano alcuni metodi sia sul mescolamento sia sull'estrazione delle carte. Ovviamente tutte queste possibilità sono più o meno intercambiabili fra loro. La cosa importante secondo me è di non cercare per forza quello che ci fa comodo e mi spiego. All'inizio ho detto che bisogna trovare quello che funziona per noi, il che è proprio la mia filosofia, insomma. Se una cosa funziona per te, allora dovresti andare avanti con quel metodo. Chiaramente per trovarlo bisogna fare qualche esperimento, cambiare ogni tanto e poi più o meno quando troviamo quello che va bene per noi,
allora è il momento di continuare su quella strada. Però non dobbiamo cadere nella tentazione di cambiare metodo soltanto per avere differenti risposte, perché purtroppo alcune persone pensano che differenti metodi ti porteranno differenti risposte, e quindi magari se una lettura non ci soddisfa, oppure se non abbiamo avuto la risposta che desideravamo, oppure che il consultante non desidera, magari potremmo pensare, o ci verrà chiesto, di estrarre e mescolare le carte in un altro modo. E questo, secondo me, è un... Non vorrei essere offensivo, però secondo me è un grande errore questo qua, perché io penso che il metodo è soltanto un metodo. Ciò che conta, secondo me, è la risposta che otteniamo, e non deve essere per forza la risposta più bella, ma più che altro la risposta più vera. Quello deve essere il nostro obiettivo, il fatto che la risposta che otteniamo poi si rifletta nella realtà. Quindi, se vi capita una risposta che non vi piace, oppure se avete confusione su una lettura, non cadete nella tentazione di rifarla, magari a breve, semplicemente con un'altra stesa, oppure con un altro mescolamento, oppure estraendo le carte in un altro modo. Secondo me quello è un sistema che vi creerà soltanto altra confusione. Piuttosto, se una lettura vi crea problemi, fate passare un po' di tempo e poi riprovateci, però con un decente intervallo di tempo, senza smaniare per un risultato, perché altrimenti tutto otterrete tranne che una risposta precisa o soddisfacente. Quindi spero che alcune di queste possibilità vi possano tornare utili. Sicuramente non le ho dette tutte, perché appunto non pretendo di conoscere tutte le possibili metodologie, però mi farebbe piacere, appunto, in questo caso, se voi ne conoscete qualcuna, di farmelo sapere e di dirmi anche quale di queste preferite, se vi trovate bene in un modo o nell'altro, e in generale, com'è la vostra esperienza con il mescolamento e l'estrazione delle carte. Quindi, con questo adesso vi lascio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!